l'elemento importante penso che abbia anche un significato. È pace fatta tra i duellanti Massimo Seri e Matteo Ricci. Questa mattina hanno sottoscritto un patto territoriale per lo sviluppo urbano. Seppellita l'ascia di guerra tra i due sulle questioni che li hanno sempre divisi e contrapposti, i due primi cittadini hanno costituito con questo accordo un asse per lo sviluppo organico delle due città, imperniato su due grandi tematiche, le infrastrutture e la cultura. Un avvenimento carico di significati sia evidenti che nascosti, che sappiamo quanto in politica il linguaggio non verbale conti di più di quello palese. Su questo fa riflettere il fatto che la riunione delle due giunte e l'accordo tra le due amministrazioni è avvenuto a Fano, nella sala della Concordia prima e nell'ufficio del sindaco Seri dopo, in controtendenza alla supposta sudditanza di Fano e del suo primo cittadino sul capoluogo di provincia e di Ricci. Un momento che Seri, prendendo la parola per primo, non ha esitato a definire storico. Quando gli obiettivi sono importanti, sono straordinari e possono portare un beneficio, lavorare insieme. Noi qui stiamo veramente parlando di progettualità che possono cambiare il volto del territorio, possono cambiare le opportunità, possono far crescere il nostro tessuto, perché hanno anche ricadute di carattere economico importante. Ricci ha detto che vi sosterrà nelle vostre richieste in regione per quello che è il tema della sanità, lo farà anche in tema di aria vasta, che sarà il prossimo argomento caldo. Sì, l'aria vasta lo dico con chiaro e tondo, io penso che da Fano non si sposterà. Fano e Pesaro sono le città che, grazie allo sblocco del patto di stabilità e alla bravura dei suoi amministratori, hanno investito di più in infrastrutture e grazie alle opere compensative della 14 stravolgeranno nei prossimi anni la loro viabilità. Inoltre, importanti decisioni nelle stanze dei bottoni delle ferrovie dello Stato stanno per essere prese per la linea Adriatica Bologna-Bari per il miglioramento della velocità, e questo significa lo spostamento della linea ferroviaria più a monte, un'occasione da non potersi lasciare sfuggire dalle due città. E oggi rilanciamo sull'arretramento della ferrovia, perché potrebbe essere un'occasione storica, e rilanciamo anche sul potenziamento della statale, sapendo che sugli investimenti infrastrutturali possiamo dare una mano enorme all'economia locale e al tempo stesso giocarci una grande partita di competitività. Sulla sanità è pace fatta, dicevamo, anzi Matteo Ricci annuncia che Pesaro supporterà in regione Fano per ottenere tutto quanto è stato predisposto sul piano sanitario a salvaguardia della Santa Croce. Fano appoggerà Pesaro per la candidatura a Città Europea della Musica e viceversa per la candidatura di Fano a Città della Cultura. Inoltre, i due brand cittadini più riconoscibili, quello di Rossini e del Carnevale, parleranno la stessa lingua, anzi si supporteranno a vicenda. Insomma, tutto rose e fiori per un'alleanza che potrà essere di esempio futuro anche per altre realtà marchigiane. Senza la costa, ha diversi problemi perché...